Atterrato da pochi minuti all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il volo Parigi-Pescara, quasi 200 persone hanno raggiunto e superato lo scalo pescarese, tanta paura nelle parole di chi ha vissuto la tragedia, anche se indirettamente, degli attentati nella capitale francese. Tanti giovani, tante famiglie erano nella città transalpina per trascorrere il weekend, un weekend che è stato davvero triste, duro, difficile, che probabilmente non dimenticheranno più. Un po' l'abbiamo visto perché eravamo lì, quindi abbiamo iniziato a vedere gente che correva e niente, poi un po' ci hanno avvertito, però pian piano abbiamo capito cosa stesse succedendo, una volta in albergo, sì. Tornerete comunque, certo, in Francia? Come no, sì. Abbiamo passato una notte molto molto agitata per noi, soprattutto anche di frenesia, perché non capivamo cosa stesse succedendo. Eravate molto distanti dai luoghi degli attentati? Purtroppo no. Eravamo a 100 metri dal Bataclan con la TL, quindi purtroppo abbiamo assistito quasi in diretta a ciò che era successo. Tanta polizia per la strada, tanta paura, tanto terrore. Sì. Sia la notte stessa che anche i giorni dopo la città era proprio in un clima surreale. Giustamente, perché un atto del genere sembra ingiustificato, è ingiustificato. Andate a colpire ragazzi, giovani della mia età, in un quartiere super giovane. Quindi ci ha colpito direttamente anche a noi, ovviamente non fisicamente, ma molto nella testa, quello sì. Tanta polizia in strada. Polizia quante ne vuole. All'aeroporto? All'aeroporto sì. Maggiori controlli rispetto... Qualcuno in più, sì, però più o meno i soliti controlli. C'era l'esercito, all'aeroporto e basta. Polizia girava, sì. Testi di cuoio che vedevi in macchina prima di partire, sempre in pro. Tornerà lei in Francia, a Parigi? Dopo che passa la paura, può andarsi. Ora è difficile. È ancora viva nelle parole di queste persone la paura e il terrore che si è vissuto in queste ultime ore? Loro malgrado si sono trovate nell'epicentro di una delle, penso, cose più gravi che è accaduta in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con quelle persone con cui ho parlato, insomma, ho colto il fatto che difficilmente dimenticheranno questo fine settimana. Poi la necessità in qualche modo che le nostre vite ritornino come quelle di prima, che non si abdichi al diritto di viaggiare, di andare in un ristorante piuttosto che in un teatro ad ascoltare musica, perché sembra che un po' questa guerra e i valori dell'Occidente va nella direzione di infonderci la paura, ma noi dobbiamo resistere e dobbiamo continuare a vivere la nostra vita giorno dopo giorno.